Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo avanti con la nostra serie dall'anatomia alla pratica. Nel video di oggi parleremo di gambe, dell'allenamento delle gambe e lo tratteremo in maniera forse un po' più semplicistica dell'anatomia del petto, dei dorsali eccetera, perché di base le gambe, anche se non le allena nessuno perché tutti hanno un sacco di problemi quando si tratta di gambe, le gambe sono relativamente facili da allenare e da suddividere. Infatti, per quanto riguarda l'allenamento delle gambe, possiamo suddividere in due macro movimenti: il movimento di accosciata e il movimento di estensione del bacino. È importante conoscere la differenza, ovvero tutti gli esercizi che si focalizzano sui quadricipiti, quali sono? Quelli che vanno a lavorare tanto sull'estensione della tibia fondamentalmente, ovvero tutti quei movimenti come lo squat che vanno a chiudere tanto l'angolo del ginocchio, semplificando al 100%. Al contrario, gli esercizi che si focalizzano su glutei femorali quali sono? Quelli che vanno a lavorare poco sull'angolo del quadricipite, mantenendolo aperto come la posizione iniziale degli stacchi, e invece vanno a flettere tanto il busto, vanno ad avvicinare tanto a livello di inclinazione il bacino al femore. Più si chiude l'angolo, come ad esempio negli stacchi rumeni, più si va a coinvolgere la catena cinetica posteriore. Capita questa differenza, riusciamo a strutturare i nostri allenamenti. Abbiamo da un lato quindi lo squat e da un lato lo stacco. Questi sono i due movimenti base. Tutti i movimenti focus sui quadricipiti quali sono? Quelli che vanno a coinvolgere poco l'inclinazione del bacino. Abbiamo le leg press, abbiamo l'hack squat, abbiamo gli affondi, se fatti col busto dritto, perché gli affondi possono essere fatti anche piegandosi molto in avanti, ma piegandosi molto in avanti cosa succede? Andiamo a coinvolgere maggiormente femorali e glutei. Sotto l'ottica estensori dell'anca, che cosa abbiamo ovviamente? Stacco, stacco rumeno, iperestensioni, hip thrust, tutti quei movimenti che usano poco il quadricipite, flettono poco la gamba infatti, ma si occupano molto dell'estensione dell'anca. A rigor di logica, per un buon allenamento di gambe proposta dovremmo avere almeno due sessioni settimanali, una incentrata sui movimenti quad dominant e una incentrata sui movimenti hip dominant. Questo ovviamente è un approccio base, possiamo fare magari gambe anche tutti i giorni se ci alleniamo in full body, un giorno quadricipiti, un giorno glutei femorali, insomma dipende da come vogliamo strutturare noi il nostro allenamento. Per quanto riguarda le gambe non è essenziale conoscere troppo nel dettaglio l'anatomia perché i movimenti a livello macroscopico sono semplici. Quello che conta è capire la differenza tra gli esercizi in modo da non lasciare poi nessun gruppo muscolare indietro, in modo da non dare la colpa al calcetto se poi non crescono le gambe.